Io sono Martina Chiappini dell'azienda agricola Chiappini. La mia famiglia arriva a Bolgheri negli anni 50, durante la riforma agraria. I miei nonni, quindi contadini, la nostra è una famiglia di tradizione contadina, arriva qua per lavorare la terra. Inizialmente non erano qui dove siamo adesso, ma erano in una zona un po' più vicina, al mare, zona fortemente vocata per l'agricoltura in generale. Infatti facevano principalmente orto, grano, frutta. Poi mio padre arriva qua, decide diciamo, di fare un investimento qui dove siamo adesso negli anni 70 e la storia, la nostra storia dal punto di vista enologico inizia proprio in quegli anni, con il primo acquisto. Un passettino alla volta, come proprio da tradizione contadina, un passettino alla volta fino ad arrivare alla dimensione attuale. Potrei descrivere Bolgheri in tre aggettivi. Il primo mi viene naturale, bello. Credo che non ci sia bisogno di spiegarlo più di tanto, basta guardarsi intorno. Questa è una zona in cui la bellezza, diciamo, ci aiuta e ci ha sempre aiutato. Bellezza dal punto di vista paesaggistico, bellezza dal punto di vista enogastronomico, bellezza dal punto di vista vitivinicolo, ma bellezza anche dal punto di vista culturale. Non ci dimentichiamo che prima del vino questa terra è stata incoronata dal poeta Giosuè Carducci con Davanti San Guido. Il secondo aggettivo è una moderna, è una denominazione molto moderna perché a differenza delle altre denominazioni anche nella nostra regione è il produttore che sceglie quale identità dare ai propri vini, è il produttore che sceglie l'identità di Bolgheri. E proprio a questo aspetto mi lego con il terzo aggettivo, identitaria. La nostra denominazione è una denominazione in cui l'identità si sente molto e credo che noi produttori siamo bravi, siamo stati bravi a sottolineare questo aspetto. Allora, la mia visione di Bolgheri come azienda per il presente ma anche per il futuro è quella di essere una zona aperta. Per aperta intendo, credo che noi aziende adesso dobbiamo saper accogliere i tanti appassionati, i tanti wine lover, i tanti curiosi che fino ad oggi hanno assaggiato i nostri vini, ma credo che ora sia arrivato il momento di fargli vedere, di fargli toccare dove vengono prodotti i nostri vini. Quindi credo che per quanto ci riguarda noi stiamo incrementando molto l'accoglienza, però credo che anche la nostra denominazione, ma il territorio in senso lato, debba lavorare su questo aspetto.